Bentornati nel mio canale, come vedete oggi andiamo a preparare una ricetta facilissima e buonissima. Facciamo insieme delle chiacchiere di carnevale con la pasta sfoglia. Come vedete gli ingredienti sono anche pochissimi e ci vorrà un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, dello zucchero a velo vanigliato e del cioccolato che dopo andremo a sciogliere. Come prima cosa apriamo il rotolo di pasta sfoglia, prendiamo una rotella dentata e andiamo a dividere prima a metà in questo modo e poi facciamo altre strisce. Ed adesso le possiamo tagliare in questo modo. Dopodiché andiamo a fare delle strisce in questo modo. Non vi preoccupate se sono venute quadrate o troppo rettangolari. Nel frattempo accendiamo il forno a 180 gradi ventilato. Ora prendiamo un tegame con carta forno e iniziamo a sistemare le nostre chiacchiere. In questo modo. Quando abbiamo finito di sistemare le chiacchiere, andiamo a mettere lo zucchero a velo sulle nostre chiacchiere. E appena il forno arriva a temperatura, li andiamo a fornare. Il forno è arrivato a temperatura e li andiamo a infornare a 180 gradi, forno ventilato per 15 minuti. Le chiacchiere sono uscite dal forno, la cioccolata si è sciolta. Aspettiamo qualche minuto e dopo li andiamo a decorare. Ora decoro le nostre chiacchiere col cioccolato sciolto. Facciamo asciugare anche la cioccolata e dopo le possiamo gustare. Le chiacchiere di carnevale di pasta sfoglia sono pronte. Vi assicuro che sono facilissimi da preparare e anche buonissime. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Continuate a seguirmi sul mio canale Cucina Insieme Elvira. Ciao!